Ciao a tutti raga e bentornati su Playrox Channel in un nuovo gameplay, il settimo, dovrebbe essere il settimo, di Oxenfree. Porca paletta, ma cosa totalmente mindfuck, cioè veramente andatevi, io non vi spoilerò nulla, andatevi a vedere il gameplay precedente che è stato totalmente un mindfuck della Madonna, cioè wow, what the fuck. Continuiamo. Continuiamo. Dove stiamo andando di qua? Avamposto Miller. RCS Avamposto Miller. Andiamo all'avamposto. Che cosa stranissima. Non c'era più nulla da fare, quindi penso l'unica sia stata Well, tornare I guess indietro. it's rent Ma da time. qua siamo Let's hope in. What it's the less fuck? eventful. Non. Cosa? Sì, ok. Aiuta Clarisse, è stato sbarrato. Cioè dovrei spostare tutto il santissimo. Però vabbè, comunque c'è. Vabbè, tanto dopo se succede qualcosa di brutto a Ren, succederà, capiterà anche a Ren e vi farò vedere. Comunque. Cioè, noi siamo entrati dall'altra parte. Perché stiamo uscendo da qua? Oh, sbagliato. Cioè, sperando che il conto di trasmissione sia aperto, cioè nel senso sia il cancello, insomma, lì sia, se non mi tocca carica tutto il giro. Che cosa strana, io non lo so, pensavo. Boh. Forse Clarissa era già condannata di suo, se stava nell'avamposto militare. E forse dovevamo andare da Ren. E boh, non lo so, che cosa strana. Ma perché hanno posseduto lui? Cioè, non ha senso. Non possiamo, quindi dobbiamo tornare indietro o passare da sotto. Fammi vedere se la porta si può adesso. Così giusto per. No, niente. Forse era giocabile meglio con il joypad, effettivamente. Probabilmente sì. Senza che c'avevo sto coso mouse a rompere. Però vabbè, dai, fa niente. Anche perché il mouse. Sì, il mouse, il joypad lo uso solamente per giocare a Formula 1. Non vi sto portando, cioè, allora, ci ho pensato a portarvi gameplay di Formula 1. Beh, adesso tanto stanno zitti, questi non parlano, quindi non devo star sentiti. Dicevo, ci ho anche pensato a portarvi qualche gameplay di Formula 1, però è Formula 1 2018 e tra meno di un mese esce Formula 1 2019, non ha senso. Quindi ho pensato a sto punto, tutt'al più aspetto che magari si abbassa comunque il prezzo perché sicuramente uscirà uno sproposito e sarà semplicemente un piccolo update. Quindi aspetto e vediamo di portare qualche gameplay, magari che ne so, verso quando sarà finito il campionato, così ci avremo tutto l'inverno da passare insieme e vivere belle esperienze. E con Formula 1 2019. Beh, secondo me, dai, ci può stare, insomma. E quindi ecco, ci sto giocando io adesso. 2018 sto a fare la carriera. E via. Allora, dove dobbiamo andare? Per andare dove dobbiamo andare? Caspiterina. Oh, mamma mia. Stiamo qua a Campi della Visione. Noi dobbiamo andare ai boschi di Edwards. Dobbiamo andare di qua, verso i boschi del Pipilo. O Pipilo, quello che è.
Torre di controllo. Torre di controllo. Cioè, voglio dire, boschi di pipilo. Pipilo. Didn't Luna. realize just how much woods there were. This is like a genuine forest. Like, Want to turn around? no, I'm just saying this is like it's pretty sprawling. That's all. Yeah, I've always liked that word, sprawling. But I just want to make sure, you know, that we know where we're going. We do. Vaguely. Che vuol dire sta cosa? Che mi pensa? No, this whole place really creepily reminds me of a park, or woods, I guess, near where I used to live. It's really kind of felt just like this. It's weird. Oh yeah? What was that one called? Peabody, I think. I'm trying to remember the sign, but People. like half the letters have fallen off, so it's spelled P-pork. My dad was really happy to move here, you know? He said the schools were safer, less. Oh, Jesus, what are you doing jumping across that? There's like another way down here. I can't be. Relax, it's not as big a jump as it looks. You, barely made it, but okay, I guess. Perché si sta annebbiando? Wow. Perché noi. Eh sì, dai, dobbiamo andare lassù. O magari abbiamo fatto una cazzata. Ah no, era semplicemente una strada più lunga. Allora, Ponte Stand, e dobbiamo andare a Ponte Stand. Ok. Sotto c'è Ponte Stand, allora. Però non credo abbiamo per forza fare campeggio e poi dopo boschi. Che palle. Andiamo verso Ponte Stand. Che poi sarebbe questo il Ponte Stand? Fammi capire. No, voglio vedere qua dove mi porta. Ah, ecco il Ponte Stand. Ok. Vediamo. Ah, niente. È un'altra strada. Ok, perfetto, vabbè. Allora, ci sono tre strade praticamente. Sono curioso di sapere dove mi porto. Quattro. Quattro. La scelta è grande. Allora, questa che è fondamentalmente la più rischiosa. Why is there a cable car here? Couldn't they have just made like a normal bridge with wood and slats? It's not a cable car, it's a bridge ferry. Bridge ferry? Yeah, it's like an army thing, but I know È there's una walls tomba. here that you can build on protected land, so maybe this is all it's zoned for or something. It looks less than Oh, welcoming. check out the small cemetery in the Pacific Northwest. Literally, it's from the 1800s. Jesus, I thought that was a pet cemetery. I'm kind of relieved, this island's depressing enough. But, yeah, the bridge doesn't look particularly secure. Look, it's a little scary, but Ren needs us, so. Yeah, I know. All right, well, let's just see if we gotta take the, conveyor thing. It's been running here since the invention of ovens. C'è una casa qui, vediamo un po'. Transfer station 167. Okay, that's a little strange. Why wouldn't they lock it? I mean, somebody should have locked it, right? Maybe the guy in charge of the forest closet forgot. Maybe. Or he's dead.
No, mi sono sbagliato, non ci ho pensato. I found the circuit breaker. Wait, like the first thing it says is beware of overload. Do not attempt restart without supervision. So I don't know. Jonas, the bridge fairing looks pretty well in debt, so I don't know how we do this without power. Just let me do it. That way, if something bad happens, you know. That's very sweet. Really, but I'm not the type of sister you need to throw your coat on the puddle for, okay? Okay, it's your barbecue. Being terrorized on You're an gonna island pull by it. You unseen might as well forces do it really now. makes you miss television. Well, maybe if we get the power working, you can catch up on it. So it's the switch right there. What did you flip? Because it kind of did the opposite of what we wanted. I flipped the. It's the only one, Jonas. What other switch could I even flip? Oh, good point. The lamp's flickering. Do you think it's like on backup power? It's. I can't believe this. It's locked now. It's okay, we'll just. There's got to be a way to turn the power on still. Any ideas? The light kind of reminds me of that triangle thing. I don't know why. Maybe it's a transmission or something. Other than that, I don't know. Hop up and down and cry about our bad luck. Sarebbe stato meglio non trovarlo? Improvvisa e violenta? Sarebbe stato meglio se non fosse mai stato trovato. Tutti quelli che ne erano in possesso furono colpiti da una morte improvvisa e violenta. Lo ripete in loop. Qua diventa più rosso, ma grazie al cazzo però. Oh, eccoci. Wow. That's God, I haven't heard this in forever. This is something my mom used to. I am so tired of this funhouse bullcrap. Molto strano. Decisamente molto strano. C'è una sedia? Non c'era prima. No. Was that there before? Think so. Alex, are you all right? Alex! L'avrei Alex, fatto funny, pure io. not funny. Opposite, total opposite of funny. Look up, whatever that. It was worth it. Allora, io proverei ad andare sopra e vedere dove ci porta effettivamente questo sentiero, o se no torniamo giù e usiamo il ponte, che ne so. Però, ragazzi miei, aiuto, lo scopriremo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima, appunto, cioè domani. Lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi, mi raccomando! E attivate la campanellina. Ciao ciao, alla prossima!